debitore stilisticamente e se vogliamo anche politicamente verso certo cinema documentario americano, in primis i film di Errol Morris, The Gatekeepers, i guardiani di Israele, diretto da Dror Morey, cerca di indagare gli aspetti più oscuri della storia di Israele, dando voce ai più recenti direttori dell'intelligence per gli affari interni, lo Shin Bet. Si tratta senz'altro di una conquista notevole, visto che sull'argomento fino a poco tempo fa in Israele vigeva il segreto di Stato e, soprattutto, considerando la ritrosia dei 6 intervistati nel parlare e riflettere sul proprio operato. Il risultato però non arriva ad appagare fino in fondo le curiosità dello spettatore. Se ne vorrebbe sapere di più, infatti, e forse soprattutto sui titoli di coda, ci si domanda se l'intervistatore regista Dror Morey non avesse potuto e dovuto essere più incalzante nei confronti dei suoi riottosi interlocutori. I cruciali episodi storici della vita del giovane Stato israeliano vengono rievocati seguendo un filo grosso modo cronologico. Si passa dalla guerra dei 6 giorni nel 1967 all'invasione del Libano nel 1978, per passare alla strage dei palestinesi nei campi profughi di Sabra e Shatila, fino ad arrivare all'omicidio di Yitzhak Rabin e infine al presente sempre più confuso e incerto. Quel che però spesso manca in queste reminiscenze sono gli affondi e la complessiva rimessa in discussione di certe scelte, che nelle parole dei più alti dirigenti dello Shin Bet trovano sempre più o meno una giustificazione. Perciò The Gatekeepers soffre di una certa superficialità e forse anche di una comprensibile forma di rispetto verso queste figure cardine della storia di Israele, una sorta di ambivalenza, forse anche involontaria, che finisce per avvilupparsi in un discorso contrastante tra la condanna e l'ammirazione. Un discorso che procede in modo superficiale anche per colpa di una regia e di una scrittura troppo classiche. Le riprese frontali degli intervistati si alternano a materiale di repertorio di non straordinaria levatura e a un gioco visivo che mette in scena, in modo abbastanza banale, mirini e obiettivi in movimento.